Del messaggio augurale che Sua Eccellenza Monsignor Roberto Busti, Vescovo di Mantova, ha scritto per questa occasione. Al carissimo Vescovo Egidio, amico e amato predecessore, a Don Andrea Caleffi, a Don Augusto Sanfelici, a Don Giuseppe Sbarbada, nel felice e prestigioso ricordo del 60° anniversario della loro ordinazione sacerdotale, il mio augurio più sincero, i rallegramenti più vivi e la doverosa preghiera di ringraziamento a Dio per gli infiniti doni di grazia di cui siete stati oggetto fortunato e tramite generoso per chi vi ha conosciuto e amato. L'intera diocesi è immensamente grata al Vescovo Egidio e a ciascuno di voi per la generosa e fedele disponibilità al suo servizio nella proclamazione della parola e nel dono dei sacramenti della salvezza. Il Signore Gesù vi colmi di ogni benedizione e la Madonna delle Grazie, nostra Madre Comune, continui ad assistervi e accompagnarvi con la sua materna protezione. Con affetto grande e sincero, Roberto Vescovo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, questa giornata, questa domenica, riconosciamo con umiltà e fiducia nell'amore misericordioso di Dio, nostro Padre, i nostri peccati. Signore, che sei venuto non per condannare, ma per salvare. Abbi pietà di noi. Glory.
volontà. Agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore mio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore mio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rendi salda, oh Signore, la fede del popolo cristiano, perché non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei presente e ci accompagni nel cammino della storia e della vita. Ci accompagni nel cammino della storia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo piagnistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Parola di Dio. Suo amore per sempre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore di Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. Dunque, tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria al Signore. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Thank you.
siamo salutati con i linguaggi della liturgia, il Signore sia con voi, con il mio spirito, con il tuo spirito. Sento l'istinto di dire buona serata a tutti e grazie che siete qua tutti. Lo dico anche a nome dei sacerdoti che non celebrano con me, particolarmente con Don Giuseppe, Don Augusto e Don Andreino, Don Andrea, che mi hanno delegato a prendere la parola. E lo faccio anche volentieri, sono attento di non protrarmi fuori misura. Certissimamente è una centralità di sacerdoti che hanno 60 anni di ordinazione presbiterale, però non posso celebrare, non saprei celebrare senza di voi e per voi, perché credo che per tanti di voi i 60 anni sono passati in altro modo. E per l'altro verso sono preziosi quanto i nostri, sono doni complementari. E chi è più giovane guardi avanti, cerchi anche di respirare in questa liturgia le provocazioni che vengono fuori, le emozioni e quant'altro. E penso quindi in particolare agli sposi, alle famiglie, magari a persone che non hanno più coppia qui, per le pellegrine sulla terra, per attraverso la comunione dei santi, è qualcosa di serio e di importante, quindi sconfino con voi e raggiungo tutti i nostri cari che il Signore ha chiamato a sé. Certissimamente ho un pensiero per i seminaristi e per i preti novelli di Mantova, 4 quest'anno, per il seminario e per il nostro e vostro nostro vescovo, il signor Roberto. Noi vogliamo rassicurare anche lui che questa celebrazione vive consapevolezza di un interrogativo, di un impegno, vogliamo vedere Gesù. E siamo in contemporanea con la sua celebrazione a Castiglione delle Stiviere, dove festeggia San Luigi Gonzaga, può darsi che alla fine della messa si venga voglia almeno di ascoltare qui dentro l'inno a San Luigi, che un tempo mi dicevano era noto in tutte le parrocchie, ma insomma una ripassata non sta male, anzi anche questo mi pare una cosa buona. Ed è a questo punto che si va, noi tre, noi quattro con me, intanto è un'immagine che mi è cara, io sento proprio la consanguineità, cioè inutile, non è a Padova dentro, è a Mantova, poi si gira, è l'unico sacerdozio. Quando io arrivai qua ho avuto l'impressione di essere stato con i nostri sacerdoti da sempre. Per me non ci sono separazioni di seminario, di diocesi. Tanto più che conoscevo qualcuno dei nostri amici qua, fin dall'inizio, per esempio Don Augusto ha studiato vicino a casa mia a Padova e ogni tanto gli piace andare anche in quel pellegrinare, in quel pellegrinaggio. E certamente voglio pensare a tutti i sacerdoti che hanno camminato con noi, tanti ne ho accompagnati anch'io al Signore, di ripasso intanto, sono tanti e comunque è disegno del Signore. Magari però uno di Padova lo voglio ricordare, il mio vecchio parroco, che è morto a 100 anni e 2 giorni e ebbe a dire a celebrare l'ultima messa proprio qualche giorno prima, andai anch'io. Ricordo che mi ha fatto da guardiano per la prima messa privata personale che dicevo. Si andava dopo l'ordinazione subito in seminario nascosti. Poi si dicevano che le prime messe nei conventi di clausura, assistiti da un padrino, il mio vecchio parroco, mi sembrava vero. E per l'altro verso solo dopo 8 giorni si riappariva nelle proprie parrocchie a celebrare più apertamente. Ricordo un fioretto, chiamiamolo così, che mi ha fatto e continua a far bene. Io mi sono inginocchiato dopo la consacrazione per le mani giunte. Poi veniva spontaneo. Lui era inginocchiato dietro di me. Sento un sussulto. No, 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 no. Posso dirlo in dialetto padovano. Tacchete, tacchete sull'altare. Non mollare più. Che è qualcosa che ti spizza lì e poi ti resta per sempre. Perché se una storia evoco magari quei suoi peccati, che peccati miei nella storia, questo mi ha fatto molto del bene. E senza dilungarsi, guardate che è questo segreto del prete. Lo sanno i preti, lo sappiamo noi, non possiamo mollare l'altare. E mi piace ricordare questo, che proprio come vedete sono anche sintomi di
amicizia tra i sacerdoti anziani e non anziani e poi più giovani in contatto. Certo, qui siamo in santuario e la serata già di per sé stessa, serata domenicale, in un santuario, il nostro santuario, il santuario Madonna delle Grazie e della Misericordia. Vogliamo imparare che il suo vero nome è questo, tanto più che andiamo verso l'anno giubilare, che ricorda la Misericordia, con il Papa Francesco. C'è un'attrattiva misteriosa in questo santuario, di cui io godo forse con privilegi particolari che non tutti avete. Se per esempio mi affaccio anche quando mi pare lo lascio pregare, e sono non sentimentalismi, perché veramente è un dono che passa così, quei segni di questo genere anche nella propria vita. E ovviamente ricordo veramente anche a tutta la diocesi, le mie camminate, ma senza perdermi però, lascio che sia il santuario che mi raggiunge. E se io penso che stiamo celebrando qui il santuario, che secondo me appunto va inteso proprio anche inscindibile da questo bel borgo delle Grazie, saluto quanti qui lo rappresentano, come la comunità del Curtatone, il suo sindaco, quello di ieri e quello di oggi. Ci sia continuità o fate la vostra parte in una maniera serena e distesa, anche questo mi sembra importante perché ritengo una grazia, come distinto ho scelto di venire qua senza chiedere permesso a nessuno, né al nuovo vescovo perché non si sapeva ancora chi era, né al sindaco, né a nessuno, e mi sono trovato bene e ringrazio. E anche questo mi pare faccia parte di un clima che noi qui viviamo in questa celebrazione. E per altro verso poi se penso al vescovo Busti, sento qui proprio anche, voglio sottolinearlo, la sua proposta inevitabile, doverosa, di trascinare o di accompagnare o di animare una diocesi sulla base di una decisione, vogliamo vedere Gesù. E il movimento che si sta anche creando è molto importante. Comunque non c'è dubbio che i 60 anni sono passati. Allora voglio ricordare una preghiera semplice, però addirittura che vi piace, o meglio vi piacerà perché la sentite più volte nei salmi, insegnaci Signore a non contare i nostri giubilei, 25, 50, 60, ma i giorni, e avremo la sapienza del cuore. Dove c'è solo da riflettere me istintivamente, insegnare a contare i giorni, non è che il Signore insegna aritmetica, men che meno matematica, non è questo. Insegnaci a dar valore, a riconoscerlo, a non disprezzarlo, a credere in ogni giornata e chiedermi, fare in modo che noi non la disperdiamo e cerchiamo appunto di capire che è tutto dono di Tuo e che siamo attrezzati per vivere al nostro modo, per vivere le nostre giornate. Sicché questa ricorrenza dei 60 anni nasce per me, la sento così, se mi Signore, cosa hai da dirmi, cosa hai da insegnarmi? E c'è una parola di Dio abbondante tra le letture, siamo certi, anzi devo stare attento, quando prometto che sarò breve è un rischio per voi, perché finisco per essere più lungo. E allora io confido che le tre letture possano essere almeno state orecchiate e possano essere buone. Mi soffermerei invece su Giobbe, perché in tutta questa sensibilità positiva, una ricorrenza, un incontro, un'eucaristia, è qui rompe invece con la seconda lettura una specie di processo. E noi non possiamo non identificarci con quel Giobbe che ebbe a sentirsi la ramazzina di quelle che non venivano più dal Signore, Padre Eterno. Sono 3-4 capitoli. Se credete andate a venire a leggere, fanno bene anche a noi, ma come? Perché Giobbe si era lamentato, aveva 3 amici che valevano e non valevano, ogni tanto aveva la buona volontà, però cedeva, qualche volta eccedeva anche, no? Appare il Signore, apparve a Giobbe ed è qui con noi il Signore. E si dice, a me che sto parlando, chi sei tu che oscuri il mio piano? È sempre un processo, e lo è in qualche modo. E quelli che in qualche misura ti involgono senza far paura, ma lo involgono. Che c'è scritto, ma chi è questo che fa discorsi da ignorante nella sua vita?
chi ha chiuso il mare, chi l'ha vestito, poi c'è questa immagine di un Dio creatore del mare come di una creatura grande, lo veste, lo coccola, il mare gli mette le protezioni, insomma lo spettacolo del mare, e a un certo momento il Signore dice: ma tu tutte queste cose le hai fatte tu? Tutto quello che abbiamo vissuto noi l'abbiamo fatto noi. Tagliamo pure con la misericordia del Signore, credo che andava bene, Signore. Però mi preme la conclusione di Giobbe, e dopo questa lunga diatriba ebbe a dire: ah, Signore, scusa, io ti conoscevo per sentito dire, voi mi avete sentito dire, e sento che questa è una grazia per tutti noi, anche per noi sacerdoti, perché lo conosciamo per sentito dire, indubbiamente, dallo Spirito che è in noi, dalla Chiesa che lo predica, che lo testimonia. Però questa circostanza, come dire, va a fondo e ti impegna ancora di più nella curiosità di capirlo sempre di più e di capire veramente, come dire, l'orizzonte grande che si riflette anche poi nella nostra vita. Ebbe a dire: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora adesso mi ricredo, mano alla bocca. È un silenzio meraviglioso, non di disperazione ma di stupore, e credo che sia anche un segno proprio che possa appartenere alla nostra esperienza cristiana e di chiesa, di assemblee, di paesi, di parrocchie, evitando appunto, come dire, sia la disperazione e la paura di Dio. Questo no, il cardinale Balestrello, che è stato il mio grande maestro, aveva questa espressione: guarda che la paura non è cristiana, è pagana. Poi però mi siamo ragionati, insomma, se c'è qualche pericolo, non è la paura di cui si parla. La paura che tu hai di non farcela, di non essere all'altezza, di essere una paura creatura che ne hai fatte un po' distorte e non hai più il coraggio. Ed è questo appunto che mi piace ripetere per me: Signore, insegnaci a vivere bene questa giornata, questa serata, anche perché sei la vostra compagnia, e anche perché noi e tutti noi siamo compagnia proprio costante delle comunità a cui siamo dedicati per ogni giorno, ma anche alla diocesi, ma anche alla Chiesa, e sono indicazioni per fare i secondi 60 anni, poi vediamo quanto durano. Però questa non è una commemorazione dei 60 anni passati. Dico questo e così termino, perché mi pare che possiamo veramente essere grati a queste ricorrenze e anche, come dire, impegnati un po' a sorreggere questa vocazione particolare che nella Chiesa oggi scarseggia un po', e a Mantova ha dato per indicazioni anche di ripresa quest'anno con quattro amici giovani: Massimiliano, Andrea, un altro Andrea, Daniele. Io penso però anche ai fidanzati, ai giovani, alle coppie giovani, possono ravvivare proprio questo slancio di vita, no? Proprio in momenti in cui non è facile realizzare i propri ideali, neanche solo per gli umani, di fragilità. No, il Signore proprio qui interviene, mette a tacere in buone mani e ci aiuta a capire che sono doni i suoi. Le sue giornate sono doni per tutti noi, che siamo all'altezza di poterle prendere sempre in mano. Thank you.
fratelli e sorelle tra le tante tempeste che agitano sempre la vita dell'umanità e invochiamo il dono di quella fede che vince ogni paura e apre il cuore sempre alla speranza. Innalziamo con fiducia la nostra preghiera. Signore, vieni in nostro aiuto. Per il Papa e i Vescovi e per quanti nella Chiesa sono chiamati ad assumere particolari ministeri per guidare il popolo di Dio fra le alterne vicende della storia, preghiamo. Il Signore che conduce la sua Chiesa orienti la nostra diocesi nell'esperienza del Sinodo, che la sostenga con il suo Santo Spirito, preghiamo. Per Monsignore Egidio, Don Andrea, Don Augusto e Don Giuseppe, perché il Signore che servono con dedizione da tanti anni, li benedica e li sostenga con il suo amore e la sua grazia, preghiamo. Per i genitori che hanno la missione di formare i propri figli alla luce dei grandi valori evangelici per una società più umana, più giusta e solidale, preghiamo. Per tutti coloro che, oppressi da gravi situazioni di sofferenza fisica e spirituale, sperimentano la fragilità della propria fede e il venir meno della speranza, preghiamo. Per le nostre comunità cristiane, che hanno la missione di costruire un porto sicuro per quanti cercano Dio e la sua salvezza, preghiamo. Padre uomo, in Cristo Gesù tu ci hai dato la certezza della tua presenza anche nei momenti più oscuri e tristi della nostra vita. Aumenta la nostra fede perché, superando ogni divisione, possiamo perseverare nel nostro cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen.
vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore è perdonato questo sacrificio. Accogli, Signore, la nostra offerta e questo sacrificio di espiazione e lode, si purifichi e si rinnovi, perché tutta la nostra vita sia ben accetta alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché, fedele interprete dei tuoi disegni, eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo te il nostro canto, proclamiamo insieme la tua gloria. Grazie.
la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Risorto e asceso al cielo, nella attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, un rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Lo guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E noi ci uniamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli fatti di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere la mia promessa insieme con i tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con i santi apostoli, gloriosi martiri, i nostri santi mantovani, tutti santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona a Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, il Vescovo Egidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Possiamo dire: Padre nostro, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Fraternamente scambiatevi un segno di pace. E con il tuo spirito. E con il tuo spirito. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Dio, che ci hai rinnovati con il corpo, il sangue e il cuore, fa che la partecipazione ai santi misteri ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, per prendere dopo quelli che sono i festeggiati di oggi, avete questa particolare solennità, che è stata circondata dalla celebrazione di questa sera, e di questa solennità ringrazio il rettore del santuario, Don Giovanni, è perché ci sono tre preti e il vescovo che compiono 60 anni di sacerdozio. Ordinato sacerdote a fine giugno 1950. La Chiesa del Cielo vocavano dai santi la protezione 11 sacerdoti, adesso siamo in 3. 8 sono già partiti, sono già a raccogliere il frutto del loro lavoro. Voglio dire due cose però, La prima è 11 sacerdoti, 11 fratelli e amici. Non so se nelle altre professioni ci sia questa solidarietà, questa amicizia così intima come è stata quella comune. Fra noi 11 e ancora amicizia. Ci siamo venuti bene come e più che fratelli. Grazie. Seconda cosa che volevo dirvi. Dio ha scelto, sono tanti preti, Dio, ciascuno di noi preti qui presenti può dire, Dio mi ha scelto dall'eternità per diventare sacerdote per Lui. Ecco, ora, questa scelta di Dio è una cosa che mi onora, che ci onora, ma mi onora infinitamente. Sono infinitamente grato a Dio di questa scelta che il Signore ha fatto di me. Chiesa il vescovo mi ha mandato qua e là, insomma, sa quanti sbagli, errori, imperfezioni, ma sono, mi presenterò a Dio, quando il Signore mi chiamerà, non sarà fra molto tempo, sono consapevole della misericordia infinita del Signore, e posso dire, sono contento di aver fatto il prete. Grazie a voi. Voglio unirmi a quello che ho detto adesso, il sacerdote, mio amico, si è portato i preti, e ne faccio semplicemente questo pensiero, questa considerazione. Ma da quando, da quanto tempo noi siamo preti? 60 anni! Provate a pensare adesso, proprio stamattina, o adesso in questo momento, quante comunioni avete ricevuto? Ma adesso è un po' difficile sapere in quanti siete. Ora, questa quantità enorme di persone che hanno ricevuto la comunione, questo è avvenuto anche domenica scorsa, l'altra domenica. Quanti battesimi sono stati fatti nella Chiesa, nella nostra Chiesa Mantovana? E noi anche sacerdoti abbiamo fatto, quante volte abbiamo confessato i peccati delle persone, quante volte che abbiamo appunto dato coraggio, forza al catechismo, alla messa, alla confessione. Ma volete un po' misurare per 60 anni quante volte il Signore ci ha dato la facoltà di darvi la grazia? Per 60 anni, ma che merito avevamo noi di avere un compito così importante, di dare così grazia. Provate a pensare in 90 anni, in 60 anni,
che quantità smisurata enorme di ricchezza della grazia di Dio che è avvenuta nella nostra Chiesa Mantovana, ma anche attraverso l'azione di questo nostro sacerdozio. Quindi veramente siamo, direi, colpiti. Vogliamo ringraziare il Signore che ci ha dato questo compito di, come dire, dare tanta grazia di Dio per 60 anni, non tanto per compito nostro, noi abbiamo voluto semplicemente fare la sua volontà, acquistare, direi, il suo compito che ci ha affidato. E noi vogliamo senz'altro ringraziare il Signore. Grazie Signore, ci hai dato il compito di diffondere la grazia di Dio per 60 anni. Ritrovarci in questo primo piano con la commozione nel cuore e con tanta fede nell'anima, riuniti a voi fedeli, è per noi un motivo di grande gioia. Signore, ti ringrazio per la gioia che questa brava gente ha voluto offrire a te per noi. Aggiungere che noi abbiamo voluto dare tanta collaborazione con la mamma di Gesù, la Madonna, nel nostro grande santuario. Che era lettore, mi ricordo di un tassi di Don Erminio
anche questo fa storia del santuario, fa promesse del santuario, e anche il nostro diacono permanente adera. E per tutti voi, anche se non ci conosciamo proprio più approfonditamente, ho pregato con semplicità e con affetto. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna di Grazia, Madonna di Misericordia, Regina delle Famiglie e Regina di Pace, vi benedica e sostenga sempre il Signore Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.